Sta riscuotendo grande successo di critica e pubblico il film I giorni della vendemmia, opera prima del regista Marco Righi. Vediamo il servizio. Via! Posso appoggiarla qui? Sì, figurati. I giorni della vendemmia non è un film che traspone l'opera di Pier Vittorio Tondelli, non traspone nei suoi romanzi, nei suoi racconti. È un film che parla di un'educazione sentimentale e in cui Pier Vittorio Tondelli come autore è stato più importante per me, che ho dovuto scrivere il soggetto e sceneggiature. Che leggi? Ah, Tondelli. È un gran scrittore. Ma con gran froccio. I giorni della vendemmia è stato un debutto per me al cinema. Prima avevo semplicemente studiato e fatto delle piccole produzioni teatrali. Il personaggio di Elia in qualche modo ritorna sempre, sia perché appunto l'ho seguito in altre presentazioni e in altre occasioni, sia in Italia che all'estero, sia perché il mio incontro con quella storia è, in qualche modo per me è stato un segno molto importante. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato. I giorni della vendemmia è un film innanzitutto che è stato possibile realizzare grazie alla scrittura del soggetto da parte di Marco Righi di una sceneggiatura realizzabile, un film che è costato poco, in cui ci siamo dati degli obiettivi di realizzazione che sono stati mantenuti, che è stato possibile grazie ad un troupe di giovani e appassionati che hanno creduto nel progetto, enti, associazioni, amici che ci hanno seguito e che hanno portato valore aggiunto e che hanno permesso la produzione del film. Hai già scopato? I giorni della vendemmia è stato girato interamente in digitale, perché solo con il digitale è stato reso possibile girare un film indipendente come il nostro. 14 giorni di produzione, una location, 5 attori. Non ho voluto in qualche modo idealizzare gli anni 80. Ho cercato solamente di fare delle ricerche e di trasporre un periodo che mi interessava e che pensavo non fosse così tanto inflazionato nel cinema attuale e soprattutto nel cinema italiano contemporaneo. Perché non me l'hai detto prima? Perché avrei dovuto, scusa? Perché è mio fratello. Non sembravi tanto fratello. Appunto. L'uomo aveva due figli. Dopo scuola andrei via come lui? No, io no. Non sono come lui. Mi interessa. Sempre comunista dello Stato. Come si sta bene qui? Strani voi cittadini. Vi piace tanto la campagna, poi ci restate mai.